Benvenuti! Oggi rispondiamo alle vostre domande del mese, quindi seguite fino alla fine. Da ora in avanti, ogni settimana, selezioneremo un fortunato vincitore che riceverà gratuitamente una licenza di Filmora. Devi solo iscriverti al canale, fare like e commentare il nostro ultimo video pubblicato. Inoltre, quando raggiungeremo i 30.000 follower, selezioneremo 30 persone che avranno gratuitamente la licenza di Filmora. Partiamo dalla prima domanda. Lino ci chiede se abbiamo fatto un tutorial sul motion tracking all'interno di un video. In effetti sì, abbiamo fatto già un tutorial dove si parla di questo argomento, ma in realtà c'è un'altra domanda a riguardo, quindi fra poco vedremo velocemente come si fa. Un altro utente ci chiede come si fa a sovrapporre due video e metterne uno in trasparenza. Allora, per fare questa operazione, tanto per cominciare, inseriamo due video di qualsiasi tipo. Prima di tutto dobbiamo porre i due video su due tracce differenti. Assicuriamoci anche che i video abbiano la stessa proporzione, quindi in questo caso io vado ad allargare uno dei due video in modo che siano uguali. Li accorciamo. Ovviamente questa operazione che stiamo per fare vale non solo tra un video e l'altro, ma anche fra una foto e un video, fra più video o anche fra grafiche e titolazioni. Quello che possiamo fare in realtà sono più cose. La prima è semplicemente cliccare sul video che abbiamo posto sulla traccia superiore, andare negli effetti video di base e andare a cercare l'impostazione che regola l'opacità. Per trovarla andiamo nella sezione composizione, assicuriamoci che sia attiva, e abbiamo il valore di opacità. Quindi semplicemente, vedete, cambiando questo valore, noi abbiamo una trasparenza che possiamo mettere a nostro piacimento. Mettiamolo per esempio intorno al 50%. Quindi andando in play noi avremo i due video che scorrono con l'opacità che abbiamo deciso. Una cosa comoda a partire da Filmora 12 è che noi possiamo animare l'opacità, quindi volendo noi possiamo avere un'opacità che cambia nel tempo. Quindi potremmo partire come se fosse una transizione dal 100%, poi cliccare qui, aggiungere il keyframe, ci spostiamo più avanti, lo facciamo diventare del 50% e questo ci crea la prima animazione che va da 100 a 50 e chiaramente dopo possiamo modificarlo ancora, quindi mettiamo un keyframe, possiamo aumentare ma non del tutto e poi magari scendere ancora fino a farlo scomparire. E quello che abbiamo fatto è di fatto un'animazione di questo singolo parametro che ci permette quindi di fare delle sovrapposizioni dinamiche e sicuramente più interessanti. C'è però un'altra cosa che possiamo fare ed è non semplicemente lavorare sull'opacità, ma decidere anche la modalità di fusione. La modalità di fusione è una serie di impostazioni che noi possiamo scegliere che ci permettono di fondere con dei criteri le due immagini. La cosa migliore in questo caso è sempre provarli, perché il tipo di modalità da usare dipende molto dai video che abbiamo e dall'effetto che vogliamo generare. Però vedete che in base a quello che andiamo a selezionare l'effetto cambia. Quindi vi consiglio di provarli per decidere qual è quello che fa al caso vostro. Un altro utente ci chiede se è possibile fare in modo che, inserendo un titolo all'interno di una ripresa, in questo caso ci chiede una ripresa da drone, questo titolo, questa etichetta possa rimanere fisso mentre l'immagine si muove. Ora, in questo caso probabilmente quello che si intende è che in qualche modo il titolo che mettiamo rimanga più o meno sempre nella stessa posizione rispetto al soggetto della ripresa, e quindi in realtà è un titolo che andrebbe animato. Vi facciamo un rapido esempio inserendo un'immagine. Ecco, per esempio in questo caso abbiamo un soggetto, una ripresa da drone, chiaramente è in movimento, e anche se più o meno la ripresa cerca di tenerlo inquadrato al centro, chiaramente questo è un soggetto che si muove leggermente in avanti e indietro, ma anche lateralmente. Quindi se noi volessimo mettere un'etichetta, un titolo, dovremmo poi animarlo. In realtà però possiamo utilizzare proprio lo strumento di tracciamento del movimento per far sì che questa etichetta rimanga in corrispondenza del nostro soggetto. Quindi possiamo inserire un titolo qualsiasi, volendo possiamo anche selezionarci direttamente un callout, che sono già appunto queste grafiche diciamo fatte apposta per sovrapporsi a questi tipi di video. Ne inseriamo uno, lo andiamo a sovrapporre, vedete che c'è tutta una grafica. Cliccando due volte lo possiamo andare a modificare, ma in realtà a noi in questo caso, per fare questo esempio, può anche andare bene così. Semplicemente andiamolo a spostare.
E adesso quello che dobbiamo fare è proprio analizzare il movimento. Quindi clicchiamo sul nostro video, andiamo nelle opzioni di video e negli strumenti AI e dobbiamo cercare il monitoraggio del movimento. Lo andiamo ad attivare e questo ci fa aprire questo mirino che ci sta a indicare il punto che noi vogliamo tracciare in particolare. Noi vorremmo in questo caso magari tracciare il movimento di questo oggetto più o meno nella sua interezza, in modo che il titolo vada a seguire. Siamo già nel primo frame, quindi facciamo click e il software andrà a calcolare il movimento. Vedete che sta proprio tracciando il movimento e qua possiamo controllarlo. Se il movimento non è troppo preciso, perché vedete che trema leggermente, quello che possiamo fare è cambiare il punto di tracciamento, magari trovare un punto che è più facile da tracciare. I punti di tracciamento migliori sono quelli che hanno un contrasto elevato rispetto al resto dell'immagine, quindi rispetto ad esempio allo sfondo. Per esempio, una cosa che noto è che qui abbiamo questo punto rosso in mezzo a due porzioni azzurre, quindi potrebbe essere un buon punto di tracciamento perché è una grande differenza con il contesto, potrebbe avere più facilità a seguirlo. Infatti vedete che anche l'analisi è più veloce. Benissimo, una volta che abbiamo fatto questa operazione, semplicemente dobbiamo andare nella tendina, aprirla e vedete che abbiamo diverse opzioni. Possiamo importare un video, una grafica, un'immagine dal computer e lui la inserirà in quel punto e la aggancerà al nostro oggetto. Possiamo fare un effetto mosaico, ma se vogliamo selezioniamo semplicemente quello che abbiamo in timeline, in questo caso i titoli. Ed ecco che i titoli in questo momento sono agganciati al movimento, tant'è vero che vanno a seguire proprio il movimento della nostra nave. Salvatore ci chiede come è possibile mettere i marcatori su una traccia audio che ci vanno a individuare il tempo della canzone. Allora, questa operazione è molto semplice, andiamo su una traccia audio, può essere una traccia audio che abbiamo inserito, ma può essere anche una di quelle presenti in libreria. Semplicemente clicchiamo col tasto destro e selezioniamo l'opzione rivelazione bit. Questo farà calcolare il software che analizzerà la canzone. Una volta finito possiamo semplicemente inserirla ed ecco che abbiamo la nostra canzone con dei marker. Questi marker ci vanno a indicare il ritmo, il tempo della nostra traccia e quindi questo vuol dire che noi possiamo, per andare a tempo, seguire i marker ed effettuare i tagli per il cambio da una clip all'altra in corrispondenza dei marker stessi. Vedete che effettivamente ha preso il tempo correttamente. Infine, Roberto ci chiede se è possibile prendere le trasformazioni che io ho fatto su un video o una foto per applicarli automaticamente su altri video e altre foto senza doverli rifare. Assolutamente sì, è possibile farlo. Anche qua ci serviamo di un paio di immagini pronte. Andiamo sul primo footage, andiamo sugli effetti di base, facciamo una modifica che sia molto evidente, per esempio lo scaliamo e addirittura la andiamo a invertire. In questo modo possiamo vedere se effettivamente l'effetto è stato applicato, magari possiamo anche ruotarla. A questo punto semplicemente clicchiamo col tasto destro, facciamo copia effetto, andiamo sull'altra clip e facciamo incolla effetto. E vedete che effettivamente l'ha applicato. Naturalmente, se avete più clip, facciamo un esempio andando a tagliare questa in più clip diverse, potete selezionarle tutte e fare incolla effetto e ovviamente verrà applicata su tutte quante. Abbiamo quindi risposto alle vostre domande del mese. Come al solito scrivete nei commenti se ci sono ulteriori domande perché andremo a dare le risposte nel prossimo video. Fatemi sapere come al solito se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial.